In questa rassegna non manca l'argomento dello spettacolo, ora, come sappiamo, in gravi difficoltà per motivi legati alla pandemia. Ma in realtà scopriremo che anche normalmente, in questo mondo che noi riteniamo smagliante, ci sono tante difficoltà. Partiamo dalla vita di un Rossellini, che non è il celeberrimo grande regista Roberto, bensì suo nipote Alessandro. Attraverso Famiglia Cristiana, che peraltro ha una storia di copertina legata nuovamente al cinema, con Sofia Loren e il figlio Edoardo Ponti, andiamo a vedere che in questa intervista di Eugenio Arcidiacono anzitutto vediamo appunto un volto che non ci è decisamente familiare. Come dura la vita all'ombra d'un genio? Alessandro Rossellini, il nipote del famoso regista, ha girato un documentario sulla sua famiglia. E subito c'è la sintesi sopra questa foto in bianco e nero. Nonno è stato ammirato in tutto il mondo e ha sposato donne bellissime. Per questo noi parenti ci siamo sempre sentiti inadeguati rispetto a lui. Però c'è un'eccezione ed è la famosa zia Isabella. Isabella è anche la figlia di Ingrid Bergman, quindi doppia figlia d'arte, non solo per parte di padre, una donna che ormai si avvicina placidamente ai 70 anni e che ha avuto una vicenda esistenziale ricchissima di successi professionali, ma anche di piccole sorprese, se vogliamo, quando intorno ai 40 anni, quasi 30 anni fa, addirittura ci fu una grandissima casa di profumi e creme francesi che ritenne di metterla da parte come testimonial perché era considerata troppo vecchia. Questo per dire che sicuramente Isabella Rossellini, la zia di colui che appunto si racconta a Eugenio Arcidiacono, non ha vissuto quella che è chiamata la Rossellinite. Tanti altri però sì, quindi questo titolo non è eccessivo. E ritorniamo al testo. Mentre scorrono le immagini dei funerali, 1977, aveva soltanto 71 anni Roberto Rossellini, una voce fuori campo commenta: «Nonno ha lasciato al mondo intero i suoi capolavori, a noi neppure una lira, ci ha lasciato invece un enorme patrimonio di conflitti». Dunque andiamo subito al punto, anche se qualcuno potrebbe pensare che i complessi di discendenti o di ex mogli potrebbero dare appunto un quadro dell'interessato, genio o meno che sia, che è di parte, che non è obiettivo. Ora è chiaro che artisticamente è difficile parlare di concetto di obiettività, però invece troviamo appunto anche una scoperta dell'altra faccia della medaglia in questa bella intervista. Innanzitutto Alessandro Rossellini ha 57 anni, lo vediamo qui in primo piano, e c'è anche lo scatto con il nonno Roberto, la prozia Marcella, la zia Isabella. Il regista Roberto Rossellini, quindi il nonno di Alessandro, ha avuto tre mogli: Marcella De Marchis, la svedese Ingrid Bergman, l'attrice appunto celeberrima, e l'indiana Sonali Sen Roy, con le quali ha avuto complessivamente sei figli, figli che ora e nipoti che vivono sparsi in tre continenti. Ma questo ormai, tra virgolette, per noi gente del XXI secolo può non essere sorprendente, ma tutto questo va invece retrodatato di diversi decenni, che ovviamente invece crea una grande differenza rispetto a quello che era l'abitudine, il costume, se vogliamo, generale del nostro paese. Vedete negli scatti proprio il regista con Ingrid Bergman
le due gemelle, c'è Isabella tra loro, ma anche Renzo. Ci sentiamo vicini idealmente a tutti coloro che vivono con una persona talmente geniale che poi sentono soverchiata la propria esistenza. È come se ci fosse un occhio che li giudica e non un occhio paterno come quello del padre eterno, appunto, ma un occhio che a volte schiaccia. Per esempio, quello di cui stiamo parlando, Alessandro, è un personaggio che è passato attraverso le dipendenze, ha avuto insomma una vita dolorosa, sia pure poi sfociata appunto anche per lui in opere d'arte. In cosa consiste questa Rossellinite? Nonno ha alzato l'asticella del successo a un livello irraggiungibile, perché chi è venuto dopo di lui è stato appunto soverchiato, come vi dicevo prima, dall'autore di capolavori come Roma città aperta, ma poi anche La vita privata. Nel film si dice che aveva creato una sua morale. In che senso? Da una parte era una persona estremamente libera dalle convenzioni. Per lui l'amore iniziava, si bruciava e si spegneva, e questo valeva per tutto. Dall'altra era un uomo che teneva la sua sedia da regista in casa, come se fosse il trono di Luigi XIV, a cui non a caso ha dedicato un grande film, perché il Rossellini del neorealismo, che ha cambiato la storia del cinema in Italia e nel mondo, non è il solo Rossellini, anzi, perché la mamma di Alessandro è un'indiana. Perché appunto lui faceva una ricerca inesausta, era diventato documentarista per scelta, non perché, come magari accade oggi ai registi, non ci sono più i fondi per produrre un film classico. E la Rossellinite dunque è un termine che ci fa da una parte tenerezza. Si racconta Alessandro ha ereditato il fatto di non essere stato un buon padre, ha ereditato l'idea che l'uomo si realizza prima di tutto nel lavoro, questo riguarda suo padre. Io sono cresciuto quindi sempre in giro per il mondo, mia madre, una ballerina sempre attaccata alla bottiglia e afflitta da bipolarismo, ha fatto sì che io avessi una sola figura di famiglia, di riferimento, figura materna, che invece è stata appunto una nonna, e una donna anche lei certamente nell'ombra, provata da tutto quello che avveniva. Vale la pena sfogliare la terza pagina di questa intervista per vederne gli scatti, molto molto affascinanti, anche se sono ormai parecchio datati. La vostra famiglia ha anche un ramo orientale, ricorda Eugenio Arcidiacono. Nel documento c'è una grande assente, Anna Magnani, ma Rossellini, se è vero che con Anna Magnani ebbe appunto un tempestoso rapporto perché fu bruscamente interrotto dal suo amore per Ingrid Bergman, è anche vero che appunto aveva avuto tre mogli, ma la Magnani era rimasta semplicemente una donna a cui rimase comunque appunto attaccato come grande amico. Alla fine, nonostante tutto, voi sembra vogliate un gran bene a Roberto Rossellini. Lo amiamo, risponde suo nipote, come lui ha amato noi, anche se a modo suo. Una grande lezione, direi, di sincerità, ma anche appunto di vita, perché smettiamo di considerare, rose le vite di certe persone perché appartengono a determinati settori o perché magari sono nate, come dicono negli Stati Uniti, con il cucchiaio d'argento in bocca. A proposito di vite un po' complicate e di spettacolo molto bello, ne parleremo subito dopo la pausa, Ilaria De Bonis, una delle firme di Jesus, questo mensile di inchieste e dibattiti sull'attualità religiosa, racconta in una maniera molto originale il mondo dei circhi, ma anche degli artisti di strada. Dio sotto il tendone si chiama il reportage, vedete ovviamente com'è simpatica anche la copertina dell'intera rivista in questo caso. Molto originale perché la presenza della Chiesa in questo ambito, in questo mondo,
è raccontata anche attraverso un artista francese. E dunque andiamo a vedere questa didascalia, ad esempio. Circus Love, racconto d'amore e nostalgia. Le immagini di questo servizio sono tratte dal progetto che si chiama proprio così, The Magical Life of European Family Circuses, della fotografa italo-francese per la precisione, Stéphanie Gergotti, che nel 2016 ha scoperto, grazie al festival Tutti Matti per Colorno, l'esistenza di una piccola compagnia che si ispirava appunto al Nouveau Cirque, un movimento artistico nato più di 50 anni fa in Francia, che ha battuto i confini del circo tradizionale. In realtà oggi sono pochi ad avere avuto l'esperienza del circo in quel modo tradizionale. Forse lo vediamo di più nei film, nelle fiction, in foto storiche che hanno il loro fascino. Gli artisti sono sempre più appunto coloro che vogliono abbattere quella che a teatro si chiama la quarta parete, cioè un tipo di muro, un tipo di, se vogliamo, vetrata trasparente che c'è tra chi è l'artista, chi fa lo spettacolo e chi guarda lo spettacolo. Ormai nel nostro tempo tutto si è davvero molto mescolato. Però è importante anche ricordare la presenza della Chiesa, è il motivo per cui troviamo questo reportage su Jesus, nel mondo dei circhi e delle giostre. Non è mai stata un'impresa semplice. Il popolo dello spettacolo viaggiante sfugge a una pastorale fondata sulla parrocchia come presidio territoriale. Ed è evidente la motivazione. Si tratta di un mondo che si sposta, quindi non può far riferimento per le proprie esigenze anche di fede religiosa a una realtà stanziale come è invece la parrocchia. E dunque, grazie all'esempio di alcune figure profetiche e a una costante solidarietà incoraggiata da Papa Francesco, qualcosa si muove, in realtà si muove da molto tempo qualcosa. Certo, rispetto ai 2000 anni di storia della Chiesa non sono tanti i decenni, non andiamo indietro di moltissimo, però ecco che cosa scopriamo in questa scheda. Nomade con i nomadi, la Chiesa in missione tra i camminanti. Il primo contatto stabile tra le carovane dello spettacolo viaggiante e la Chiesa Cattolica Italiana risale agli anni 30 del Novecento. È il servo di Dio Don Dino Torreggiani, chiamato l'apostolo delle carovane ad avvicinare i circensi e fondare l'Istituto Secolare Servi della Chiesa, che ancora oggi continua la sua missione tra i camminanti. Il primo papa ad accogliere un circo è Giovanni XXIII, ma anche Paolo VI e Giovanni Paolo II amano gli artisti della pista circolare. Nel 1958 nasce l'opera Assistenza spirituale ai nomadi in Italia, che successivamente diventerà un ufficio della Conferenza Episcopale Italiana, che ormai tra l'altro è confluita nella Fondazione Migrantes. Dunque, che cosa può significare anche vedere scorrere queste immagini, ma immaginare appunto anche queste vite in cui in fondo il domani è tutto fuorché certo, sia dal punto di vista della soddisfazione che dal punto di vista di arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena. Il senso sta proprio nella presenza comunque della Chiesa, nell'essere al servizio appunto anche di coloro che possono scoprire Dio, come dice giustamente questo bel titolo di copertina, sotto il tendone. Adesso voglio farvi vedere invece un'altra foto, una immagine che troviamo su Internazionale, una vera anteprima secondo quanto ci racconta la didascalia. La foto è di Prakash Singh, quindi arriva proprio dal subcontinente indiano. La catena delle sale cinematografiche PVR ha organizzato una proiezione speciale del film Tankai per i suoi dipendenti e per i poliziotti e le loro famiglie. Tutto questo il giorno prima di riaprire al pubblico. Guardate che distanziamento! E immaginate anche i sacrifici che si stanno facendo non solo in Italia, ma noi conosciamo soprattutto quelli.
A New Delhi, che come si sa è la capitale dell'India, i cinema riaprono dopo 7 mesi rispettando misure contro il Covid-19, controllo della temperatura, obbligo di mascherina, posti distanziati. Nel paese i contagi hanno superato già 7 milioni e ormai hanno sfiorato gli 8. Le autorità hanno deciso di rimandare l'apertura in alcune zone più colpite. Io vi ricordo che tra l'altro la capitale di quella che è definita Bollywood, che è ormai l'industria cinematografica più importante del mondo, visti i numeri, perché il subcontinente indiano ha già quasi 1 miliardo di popolazione. Guardate la storia di copertina, qui siamo letteralmente ai nostri antipodi. Nella Nuova Zelanda, dove c'è stata una vera eccezione, un trionfo, quello di una donna, Jacinda Ardern, che mettendo insieme pragmatismo, empatia e coraggio ha fermato la pandemia, sconfitto i populisti e soprattutto trionfato alle elezioni, e quindi ai neozelandesi, che certamente conosciamo pochissimo, ma i cui panorami ci sono restati negli occhi proprio attraverso tanti capolavori e anche del cinema occidentale, non solo di Bollywood, auguriamo tutto il bene possibile. Maneggiare con cura è un invito molto interessante che ci arriva dal messaggero cappuccino, riguarda l'ambiente, la terra, riguarda anche la certezza, appunto, che Dio nella fragilità ci cerca e quindi dovremmo essere abituati ad affidarci a Lui proprio nei momenti in cui ci sentiamo più fragili. Ma la fragilità, e voglio subito arrivare anche a un'immagine straordinaria perché è un capolavoro di tutti i tempi, ma si collega benissimo con la fragilità con questa pagina, una pagina del venerdì di Repubblica, dove c'è una rubrica che si chiama proprio Ora d'Arte, la firma Tommaso Montanari, che questa volta mette questo capolavoro di Piet Mondrian in correlazione con sua nonna. Quindi fragilità sì, ma anche forza. Innanzitutto vi ricordo che questa opera si chiama Composizione con grande piano rosso, giallo, nero, grigio e blu. È un olio su tela del 1921 e si trova all'AIA, uno dei tanti musei dai nomi impronunciabili che non cito. Lo trovate ovviamente qualora e se quando andrete all'AIA molto facilmente. Ma è davvero bellissimo e struggente questo riferimento di Montanari a Mondrian e a sua nonna contemporaneamente. Tra l'altro una nonna quasi centenaria. È difficile per noi associare la modernità senza tempo, l'attualità di un quadro come questa composizione, alla generazione dei nostri nonni, le cui case e le cui stesse vite, salvo rare vicende dell'elite intellettuale, ci appaiono semmai legate a mobili, quadri, colori, atmosfere di sapore ottocentesco e non certo astratto, come è quest'opera. L'arco della loro vita ha abbracciato un cambiamento che forse nessun'altra generazione della storia ha mai potuto conoscere. Nata in un tempo in cui si comprava il ghiaccio dai venditori ambulanti per conservare il cibo, è arrivata a usare gli smartphone, cresciuta quindi tra le conseguenze della spagnola, per finire poi, purtroppo, come sappiamo, nel mezzo di una nuova pandemia. Eppure, a pensarci bene, se un secolo fa c'era qualcosa che annunciava gli epocali sconvolgimenti, se c'era qualcosa capace di anticipare il futuro, quel qualcosa era quella pittura, quell'arte che spaccava in due la tradizione millenaria. Per quanto sia astratto o addirittura fredda, anche con questa arte, che ancora oggi ci sembra nuova, possiamo trovare una vera intimità, leggendola con la stessa libertà con cui ci accostiamo alle opere figurative. Lo sappiamo tutti la differenza appunto tra l'arte astratta e l'arte figurativa, perché lo dicono i due aggettivi. Ma riguardando questo capolavoro,
Ci sembra incredibile la semplicità e la forza di questi colori puri, non ci sono appunto le sfumature, ci sono delle linee nere che però rimandano anche a qualcosa di assolutamente eccezionale. E siamo nel 1921, vi ricordo ancora nuovamente, come mia nonna Maria, tra le non molte donne della sua generazione laureate in matematica, furono lucide, razionali, impietosamente, senza sfumature, per sopravvivere a un secolo, testardamente convinta, parla ora in particolare sua nonna, che tutto nella vita si potesse superare, raddrizzare, vincere, sapendo bene che la famiglia, prima o poi, proprio come un reticolo di linee rette, sarebbe uscita dalla cornice della sua vita, ma senza mai dimenticarla. Ecco, forse in questo momento possiamo soltanto augurarci di aver avuto anche noi delle persone care che hanno costruito un reticolo con i colori puri, i colori saturi, perché magari siamo noi i loro eredi, i loro discendenti, ad essere inevitabilmente pieni di sfumature.